in che modo e quanto l'andamento del dollaro influenzerà sia l'oro, il prezzo dell'oro e dell'argento? I soldi hanno tre funzioni: misurare i valori di tutto, servizi, prodotti; secondo, pagamento; terzo, riserva. Nel nostro mondo il dollaro è la riserva, ma è solo carta. C'era mai un soldo di carta che fa riserva. È la prima volta che è fatto con dollaro e questo non va più, perché i debiti degli Stati Uniti sono troppo alti. Allora il mondo può tornare verso l'euro, verso il rublo, verso il franco svizzero, ma non lo fa. Anche questi sono solo carte. Allora torna a argento e a l'oro. E il deficit del trading degli Stati Uniti fornisce quei dollari che sono verso tutto il mondo, e il mondo non li prende più. Questo momento stiamo arrivando, e questo è il momento che queste due materie, che funzionano anche come soldi, vanno in alto, come verso le stelle. Come possono gli investitori sfruttare questo andamento, questa tendenza? La prima cosa è facile: si compra questi, quello è un marengo italiano, 20 lire di una volta, oggi è un mezzo milione di lire e va anche più alto. Anche queste barre in argento, questo costa quasi 800 lire, 1000 franchi svizzeri, plus la IVA, e queste si può mettere via. Serve sempre come riserva. E quindi, secondo lei, la strada è quella di acquistare oro e argento fisico? Sì, è la più facile, è la più sicura, perché si può tirarli fuori delle banche, in un buco in casa o non lo so. Ma secondo lei perché proprio in questo momento è meglio perseguire questa strada? Se lei ha fiducia in governo, li lascia in banca; se non ha fiducia in governo, li prendi fuori. Noi ringraziamo Rolf Neffa. Arrivederci.